Sono ben 11 le medaglie d'oro, 14 quelle d'argento e 13 quelle di bronzo, conquistate dalla squadra bassanese Scimpo, che si è presentata alla prima Coppa del Mondo WKMO con 30 atleti. Bravissimi tutti, a partire da Angelica Pontarollo e Claudia Ferronato, che in due hanno portato a casa la bellezza di 4 ori. Una grande emozione e soddisfazione, anche risultati per l'allenamento conseguito. Insomma, vi allenate tanto, fate tanti sacrifici, però questi sacrifici, insomma, vengono premiati. Vengono sicuramente ripagati, e anche nel lavoro di gruppo che si vede specialmente durante le gare. Siamo tutti l'un l'altro a supportarci, anche se il karate viene visto tanto come uno sport da singoli, individuale, ma la squadra che c'è dietro dà veramente un'energia, a partire dai piccoli ai più grandi, e questo ci ripaga. A chi dedicate questa duplice vittoria? Beh, sicuramente al maestro che ci ha aiutato in tutti questi anni, cioè mi insegna tutto quello che so, cioè merito suo, e poi, come ha detto lei, alla squadra. Tantissime medaglie che sono state guadagnate dai suoi ragazzi, e abbiamo sulle ragazze dalla sua squadra, dalle sue squadre, quindi c'è davvero tanta emozione anche. Sì, sicuramente devo ringraziare chi ha lavorato per questo, che non sono io, ma l'istruttore Daniele Azzolin e Laura Mantesso, che sono gli istruttori che seguono la squadra agonistica, hanno fatto un ottimo lavoro, i risultati eccoli qua. Come riuscite a coniugare gli allenamenti continui e anche lo studio? E la musica per te? Ho iniziato fin dalle elementari a organizzare lo studio, organizzare le ore di studio per poi andare ad allenamento, e già alle elementari iniziavo a suonare, perciò ho iniziato a coniugare appunto queste varie attività tutte quante insieme, e ora sono già più tranquillo anche mentalmente, proprio sono più sereno mentre studio. Mi parlava di karate tanto tempo fa, e quindi decisi di andare a provarlo, e quando lo provai vidi che mi piaceva, e quindi decisi di continuare, perché per l'appunto, come ho detto qua al mio compagno, migliora sì lo spirito di gruppo, lo spirito di squadra, l'autostima. C'è chi dice che dai del filo da torcere ai tuoi avversari, parecchio filo da torcere ai tuoi avversari. Diciamo che quest'ultima gara è stata molto inaspettata, il risultato, perché appunto è un risultato che non mi aspettavo minimamente, però molto contenta di questo, e devo tanto ai miei maestri.